Ciao a tutti fratelli marziali, io sono Marco Grastolla, sono finalmente in compagnia del mio maestro e vi porto un episodio speciale. Us! Us! Qua ci mettiamo la sigla. La sigla, certo. Facciamo vedere uno Sotogari o in tre versioni con l'otto terra? Sì, o vuoi vedere, va benissimo. Vuoi vedere una cosa più complessa? No, uno Sotogari. Cioè, io mi ero detto, no, fai tecnica troppo complessa. Io adesso sono tornato a vedere, ho fatto un video da Noizuki. Grazie, devo dire. Ciao Dogenauti, grazie a Marco per avervi ospitato questa volta in diretta sul suo canale. Oggi vedremo una combinazione con un'entrata di Osotogari, un atterramento fatto appositamente con la parte posteriore della gamba e qualche finalizzazione a terra per quello che è possibile. Andiamo a vedere. Allora, vediamo subito la tecnica cuore, cioè quella che ci permetterà di portare l'avversario da in piedi a terra, diciamo la centrale, che in questo caso è uno Sotogari, è una spazzata con la parte posteriore della gamba. Dico la gamba perché molto spesso la si fa solo con la parte finale del piede, cioè il tallone, e invece alcune volte con la coscia, per cui prendiamola in considerazione tutta, vedremo varie eventualità. Il nostro lavoro sicuramente è quello di bloccargli il lavoro di braccia, perché se facciamo un'entrata col braccio libero ci abbiamo un grande ostacolo, perché il nostro primo lavoro è sempre questo, per bloccare il braccio che ci trova l'ostacolo. Portare la gamba anteriore dietro e da qui fare la leva. Prima di fare la leva, un piccolo spostamento che ci permette di caricare l'anca, qui carico e poi solleviamo per andare giù. Allora, vediamo adesso un paio di eventualità per inserire questa nostra tecnica. Una la vediamo su rimessa e quindi su contrattacco, come contrattacco, l'altra la vediamo in modalità da. Quella che vediamo in rimessa la vediamo su Maigeri. Consideriamo che normalmente è preferibile uscire sempre sull'esterno di un calcio frontale, un calcio Maigeri. In questo caso poniamo che la situazione non ce lo permette, che l'avversario è stato totalmente scaltro per metterci in situazione di angolo che non ci permette di uscire, per cui stiamo uscendo sull'interno. Il nostro lavoro sempre di accompagnamento laterale sul Maigeri. Di camera, sinistro o destro? Il posteriore. Sempre laterale sottostante alla gamba, mai puntare per evitare di frantumarci il braccino. E su questa tecnica fuori e andiamo dentro. Il nostro programma. Per cui spostiamo fuori, blocchiamo e gli andiamo sulla posteriore, spingendo questa zona della testa indietro per creare già il primo disequilibrio, fastidio al mento. Per qui solleviamo, peso, per andare giù. L'altra eventualità la vediamo in questo caso con un lavoro di attacco. Siamo in posizione, entriamo con scherma di braccia, sulla distanza dell'avversario, switch, awashi, fuori. Come se stessimo doppiando il nostro calcio, sul primo, secondo, fuori. E da qui applichiamo lo stesso lavoro. Il nostro programma con atterramento. Vediamo la meta. Vediamo adesso come finalizzare con l'avversario al suolo. Qualche tecnica per poterlo portare appunto a immobilità. Entriamo adesso diretti con la tecnica semplice, spostamento. Teniamo questo braccio sempre vicino a noi. Su e non andiamo indietro, ma sediamoci dritti, qui già questo crea fastidio. Poi possiamo andare indietro, ok? Maestro Blooming questo tipo di lavoro lo fa ponendo fastidio anche al collo, Si sente. Si sente. Altro lavoro invece, sul terramento sempre di Sotogari, qui. Questo braccio steso qui vicino per evitare i colpi, in pressione, andiamo giù a fare leva.
nostro lavoro deve essere questo. Subito sulla gamba d'appoggio, spingendo sull'esterno. Appena possiamo, il nostro braccio intorno, qui. A pressare qui e qui, in questo modo. E da qui spingiamo in fuori. Bollo stretto. Uscire da questo tipo di lavori, magari poi da approfondire. Bene fratelli marziali, questo era tutto, se l'episodio vi è piaciuto mi raccomando visitate il canale Dojo Network del mio maestro, lì ci sarà un altro contenuto inerente a un nostro episodio condiviso e ripeto, se l'episodio vi è piaciuto potete commentare sotto, iscrivervi e fare tutte le classiche cose che si fanno in queste circostanze. Quindi noi vi salutiamo e alla prossima. Ciao.